Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e dopo tanto tempo ritorniamo con la mia bellissima faccia, bellissima, bella, brutta, decidete voi, per me è bella. Allora, oggi parliamo del mercato business. Iniziamo a parlare un po' del mercato business, dei bar e ristoranti, perché voglio spiegare ai quei bar, ristoranti o associazioni, via discorrendo, la possibilità di vedere tutte le partite, Champions League, Serie A, Serie B, quello che sia, in un unico decoder. Come ve lo vado a spiegare in questo video. Quindi andiamo! Allora, iniziamo subito. Per vedere Sky, tutte le partite, DAZN, Mediaset Premium, Infinity, quello che sia, basta avere un decoder, cioè il decoder di Sky. Sì, perché attraverso l'abbonamento di Sky riuscite a vedere tutte le partite, Serie A, Serie B, Formula 1, Champions League, MotoGP e via discorrendo, tutti gli eventi sportivi in un unico decoder attraverso quello di Sky. Perché questo? Perché DAZN non riesce a trasmettere a un pubblico business, quindi ha dovuto fare un accordo con Sky per far vedere le partite a questi locali pubblici, ristoranti, bar, associazioni e via discorrendo. C'è un prezzo, c'è un abbonamento da pagare, ma quello si paga. Si trova il metro e si paga. Perché questo? Perché ci sono varie offerte. Voi avete la possibilità di avere tre tipi di offerta. C'è un'offerta che adesso ve lo dico qui. C'è un'offerta che secondo me è quella più vantaggiosa, cioè quella di 199 € al mese più IVA per 12 mesi, e pensate che un abbonamento normale di Sky vi costa a voi un locale pubblico sulle 329 € al mese. In questo pacchetto è compreso tutto: Serie A, Serie B, DAZN, Infinity, MotoGP, Champions League, UEFA e via discorrendo. Ma avete la possibilità di vedere tutto quanto per 12 mesi. Poi il prezzo va a prezzo di listino, ma quello si può cambiare molto facilmente, cioè lo fate durare un anno, poi il prossimo anno si vede com'è il campionato, come sarà tutte le cose, cambierà anche il prezzo. Ovviamente l'attivazione è gratuita. Per chi non ha la parabola deve spendere un centinaio di euro solo di attivazione della parabola, cioè l'installazione, ma questo lo pagate una volta e poi non lo pagate più. O se no, potete avere determinati sconti. Potete avere sia i 30 giorni free, cioè potete provarlo per 30 giorni gratuitamente, poi decidete quello che fare. E vi parte un abbonamento che va dal 31° giorno in poi, che vi va da 230 € più IVA per 12 mesi. Poi c'è anche quello prova che potete in pratica bloccarlo per 6 mesi per chi ha un'attività, ad esempio uno chalet che lo usa solo 6 mesi l'anno, può decidere di dividere, spacchettare il pacchetto di Sky in 3 stagioni, 6, 12, 18. In queste stagioni lui se le spacchetta, se le divide come vuole, a seconda delle sue esigenze, e fa il tipo di pagamento. E questo ha un costo, diciamo, completo sulle 329 euro. Quindi secondo me quella più importante, quella che conviene molto di più al cliente finale, sono quelle 199 € al mese più IVA per 12 mesi. Voi lo scegliete, lo fate durare 12 mesi, poi fra 12 mesi si vede quello che bisogna fare. Se vi è servito, continuate, se no ne fate un altro, potete fare qualsiasi cosa. Potete uscire tranquillamente da Sky e avete anche
Molte opportunità. Perché molte opportunità? Perché molti clienti, chi vuole vedere delle partite molto particolari, chi non ha la zona, chi non gli funziona la zona, addirittura che paga e non funziona, le persone prendono, partono dentro nei bar e ristoranti per vedere queste partite. Quindi chi ha un locale e vuole mostrare queste partite, questa secondo me è l'offerta migliore. Poi ci saranno anche altre offerte dedicate, se volete due decoder potete avere anche due decoder, ma quello bisogna vedere al momento del contratto. Secondo me questa è una formula molto molto positiva. È una formula molto positiva perché hai la possibilità di vedere tutto con un unico decoder, non dovete usare un altro telecomando, prendi quello, no, non è Sky, prendi quell'altro e via discorrendo, come un povero Cristo come me, come voi, che per vedere una partita non si sa più quello che bisogna fare. Con chi ha un bar o un ristorante se lo vede tranquillamente attraverso il proprio decoder, perché tutte le partite di DAZN, Infinity e via discorrendo stanno tutte dentro il decoder di Sky. Ci sono dei canali dedicati, entrate lì, mettete il canale e si vede la partita. Quindi per questo video è tutto, era un video introduttivo anche per far capire come funziona il mondo di Sky nel formato business e anche per chiarire un po' di idea, perché alcuni mi chiedono: ma come funziona per i bar, per i ristoranti? Funziona così. Quindi chi fosse interessato mi potete anche scrivere sui commenti, lasciare un like, iscriviti al canale, soprattutto se ancora non l'hai fatto, per aiutare l'algoritmo di YouTube. Metti sicuramente mi piace e poi ne parliamo in diretta tramite messaggi e via discorrendo. Quindi, se volete altre più informazioni, mi raccomando, scrivete e ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!